Capita spesso che si hanno delle relazioni, magari anche importanti, con persone che a un certo punto, senza quasi accorgersene, lasciamo andare. Altre volte, invece, il distacco può avvenire in un modo più brutale, tagliente. Il grande amore, l'affetto si trasforma in fastidio e ci si vuole solo liberare dalla presenza di tali individui. Quando infine li abbiamo dimenticati e viviamo la nostra vita, capita un giorno di rincontrare tali persone. Ecco che all'improvviso le belle memorie risalgono e capita pure di chiedersi: ma perché ci siamo persi di vista? Non ricordando più che cosa ha scatenato la scelta più o meno consapevole di non vedersi più. Quindi si è contenti, l'affetto provato ritorna, l'affetto, la simpatia ritorna, ed ecco che di nuovo ci si prende a frequentare. Solo che dopo un po' ci si accorge che stare insieme a questa persona non è poi così esaltante come vi era sembrato all'inizio. E ora, piano piano, incominciate a pensare che forse così esaltante non lo era stato nemmeno prima, ed è per questo che c'è stato l'allontanamento. Ecco, questi ritorni di persone che sono state più o meno importanti nella nostra vita, nella propria vita, sono utili perché permette di prendere coscienza con una lucidità maggiore del tipo di relazione a cui mirate. E adesso, attraverso questo reincontro, comprendete in pieno che se questo non è possibile, se la relazione armoniosa di reciprocità e rispetto, di scambio, sempre su una base di buona educazione, perché non significa che quando si è in confidenza ci si può permettere di lasciarsi andare alle brutture del proprio carattere. No, con le persone che noi amiamo e che valgono qualcosa per noi, proprio per questo non ci si permette cose di questo tipo. Per cui ora, grazie al reincontro di tali personaggi che si sono frequentati nel passato, ora ci si rende conto che non si è più disposti ad accettare cali emozionali nel rapportarsi e che ora siete così consapevoli, ma anche liberi dentro, da riuscire a svincolarvi da tali persone con maggiore immediatezza. Siete maggiormente in contatto con la vostra dignità, che ora riconoscete, e per questo non è più tollerabile che chi vi sta vicino si permette di lasciarsi andare a delle meschinerie, per non dire di peggio. Questo passaggio è molto importante perché nel momento in cui vi rendete conto che siete una persona onesta, volenterosa,
che riconosci i propri sbagli e cerca di riparare. Che vi date da fare per costruire una buona relazione insieme? Ebbene, nel momento che riconoscete in voi queste caratteristiche, è dovuta e necessaria la decisione di non avere più la vita infestata da miseri personaggi. Una relazione è sempre una cordata insieme. C'è sempre quel momento dove uno scivola, perde la presa e l'altro lo sostiene. È normale e capita a entrambi, e entrambi intervengono per aiutare l'altro. Ma se uno si lascia andare perché tanto c'è l'altro che lo aiuta, tanto c'è l'altro che lo sostiene, tanto c'è l'altro che fa da cuscinetto, questa non è più una relazione dove c'è reciprocità. La fareste voi una cordata assieme a qualcuno che avete già sperimentato essere così poco affidabile da lasciarsi andare a ogni suo movimento emozionale senza prendersi l'impegno di contribuire giustamente alla cordata? Penso che obiettivamente tutti voi rispondiate no, è impossibile, non si va in una cordata in queste condizioni. Ecco, pensateci, lo stesso è nelle relazioni. Quelle relazioni dove non c'è risonanza e non c'è reciprocità non possono durare.